Beh, io seguo spesso mio fratello suona in giro nei locali, piccolino, 17 anni, spesso gli vado dietro, quindi è una passione che ho trasmesso anche a lui. Sì, Quindi è più che altro fai un po' da guardiaspalle, possiamo dire, però sì, sì, lo sì. proteggi. Sì. Va bene. Andrea, noi ci vediamo più tardi Va alle bene. 18:30 per la nostra post multi per altra intervista per l'Italia. Questa volta ti si vedrà dopo la medaglia. Ok. Andiamo a seguire, ringraziamo Andrea Coppolino Ok, ciao. e andiamo a seguire la gara del corpo libero femminile con l'Ucraina Alina Kozic, che è sulla carta tra le favorite, perché ha ottenuto il quarto punteggio d'ingresso con 14.725. Bene le parti acrobatiche per il momento, finisce bene con l'avvitamento in avanti. Sinceramente non mi fa impazzire il collegamento tra l'esercizio e la musica, però è solo personale questa considerazione chiaramente. Doppio avvitamento. Due e mezzo. Doppio avvitamento e mezzo invece per la finale. Termina bene comunque la Kozic, che ha la caratteristica magari di non entusiasmare come spettacolarità, Carmine, però è sempre molto precisa. Sì, molto bene questa parte iniziale, lei fa bene l'entrata che è questo doppio avanti della ribaltata e poi punta moltissimo sugli avvitamenti perché essendo un pochino alta naturalmente utilizza meglio come difficoltà gli avvitamenti. Fatto una volta due avvitamenti e mezzo e questa è un po' la sua caratteristica, evidentemente ha più facilità a ruotare sull'asse lungo del corpo. Beh, lo vedete, finisce bene anche gli avvitamenti, eh? Finisce proprio in maniera corretta, questo doppio avvitamento avanti, di rimbalzo, un salto teso, collegamento molto difficile.